pomeriggio a tutti. Oggi vogliamo illustrarvi l'orto didattico realizzato nel cortile della nostra scuola Salvatore Traina, in memoria di quello creato nel 1992 dal botanico padre Francesco Cupani nel feudo di Misilmeri, che costituì il nucleo fondante dell'orto botanico di Palermo. Nel nostro giardino abbiamo diviso le piante in quattro sezioni. La prima sezione è formata dalle erbe officinali aromatiche, la seconda sezione dall'orto didattico, la terza sezione dalle piante fiorite e la quarta sezione, che è l'ultima, le piante grasse. Nella prima sezione abbiamo messo a dimora le piante officinali e le piante aromatiche. Qual è la loro differenza? Le piante officinali vengono utilizzate nello specifico e anche per un uso curativo e farmaceutico, proprio come faceva il botanico Francesco Cupani. Le piante aromatiche invece vengono utilizzate nello specifico di aromatizzare i cibi e renderli più appetibili. Infatti, nella nostra dieta mediterranea è consigliato di utilizzare più erbe aromatiche e meno sale. Potete osservare le piante di alloro, salvia, rosmarino, citronella, lavanda, timo, maggiorana, basilico, menta ed erba cipollina. Nella seconda lezione abbiamo iniziato un piccolo orto piantando pomodori, melanzane e fragole. Nella terza sezione abbiamo messo a dimora piante con fiori di diversi colori, come il gelsomino, la passiflora e le gazzanie. Antoni! Puoi leggere, va bene? Le calancoe o carandivia, le pervinca, le roselline, la diplademia, la surfinia, la calibrocoa, la impatiens e l'ibiscus. Potete osservare e odorare le piante dell'incenso. Nella quarta sezione abbiamo messo le piante grasse. Quello che ti ricordi dice, vai. Aloe arborescens e yucca, opuntia, calance, portulaca, marmillaria, sedum, adolfi. Applauso. Potete ammirare inoltre le piante sempreverdi nei due grandi vasi rotondi, le cicas. Invece nei due grandi vasi rettangolari crescono un ficus variegato e la sclefera. No, direi di no, il gioco di chi me lo facciamo giù nel cortile, il gioco di chi mi sono tutti stanchi. Allora, vediamo le